Leggo L'addio alla madre di Gabriele D'Annunzio, tratto da Notturno, pubblicato per la prima volta da Treves nel 1916. L'addio alla madre. Le mura di Pescara, l'arco di mattone, la chiesa screpolata, la piazza coi suoi alberi patiti, l'angolo della mia casa negletta. È la piccola patria. È sensibile qua e là come la mia pelle. Si ghiaccia in me, si scalda in me. Quel che è vecchio mi tocca, quel che è nuovo mi repugna. La mia angoscia porta tutta la sua gente e tutte le sue età. La mia porta mi sembra più piccola, l'androne umido e tacito come una cripta senza reliquie. Vacillo sul primo gradino della scala. Ho spavento del silenzio. Ho paura di vedere lassù le mie sorelle col capo velato. Un ragnatelo trema nell'inferriata che dà sulla corte. Odo chiocciare, odo stridere la carrucola del pozzo. Il passato mi piomba addosso col rombo delle valanghe, mi curva, mi calca. Soffro la mia casa fino al tetto, fino al comigno, come se le avessi fatto le travature con le mie ossa. Come se l'avessi scialbata col mio pallore. Non c'è nessuno in cima alla scala. Comprendo. Quel silenzio è pietà e pudore. La sventura è sulla seconda soglia e sola mi accompagna per mano. La prima stanza è deserta. La felicità d'una volta non vi lasciò se non coltelli affilati per dilaniarmi. La seconda stanza è deserta. Ci sono i libri della mia puerizia e della mia adolescenza. C'è il leggio musicale del mio fratello emigrato. C'è il ritratto di mio padre fanciullo col cardellino posato sull'indice teso. Ho vissuto tant'anni nella dimenticanza di queste cose. E queste cose possono rivivere così terribilmente in me. Nella terza stanza. C'è il mio letto bianco, c'è il vecchio armadio dipinto con i suoi specchi appannati e maculati, c'è l'inginocchiatoio di noce dove mi sedevo in corruccio e rimanevo ammutolito con una ostinazione selvaggia per non confessare che mi sentivo male. Le ginocchia mi si rompono e le pareti mi prendono, mi vincolano a loro, mi girano come una ruota di tortura. Nella quarta stanza c'è il piccolo Gesù di cera dentro la sua custodia di cristallo. C'è la Madonna delle sette spade, ci sono le immagini dei santi e le reliquie raccolte dalla sorella di mio padre, santamente morta. E ci sono le mie prime preghiere, quelle del mattino così dolci, quelle della sera ancora più dolci, che per rientrare nel mio cuore mi sfondano il petto come se fossero divenute le armi dell'angelo implacabile. Tre gradini salgono alla quinta stanza, come tre gradini d'altare. È piena d'ombra sotto la volta arcuata, rimbomba, il cuore batte le mura con l'urto cieco del destino. L'odore indefinibile della malattia mi soffoca. Una mano mi tocca e mi fa trasalire, una mano fredda mi piglia e mi trae verso la stanza sesta. È la sesta stazione, il sudario della Veronica. Una voce piana dice: È là. Mi agghiaccia, la riconosco. È quella della serva mirabile, della creatura fedele nata dalle nostre glebe, allevata nella nostra casa chiamata Maria. È là. È mia madre, una povera, povera cosa curva, una cosa informe, una cosa di miseria e di pena abbassata, umiliata, perduta. È mia madre. Mi trascino ai suoi piedi, striscio sul pavimento, sono vuoto di tutto fuorché del terrore. Alzo la testa spasimando come se mi si spezzasse una vertebra nel collo. Alzo la testa e guardo. Guardo quel viso. Bisognava che la sorte mi accecasse prima.
Non era così il viso del Salvatore quando egli ebbe preso sopra di sé tutti i peccati del mondo. Orribile e sublime, veramente, con uno sguardo che non mi vede, che non mi riconosce, oscurato e fisso, dove l'amore non è se non tristezza senza nome, tristezza sino alla morte e di là dalla morte. Mia madre, una povera creatura avvilita, percossa, sfigurata, e non so che spaventosa grandezza in cui entro come in un luogo pio e tremendo, come nel mio sacrificio stesso. Sono come suo prigioniero atterrito. Imprigionata in lei la mia anima mi fissa dalla profondità di quelle ignote pupille. E l'umile donna della terra nomina il mio nome. Ripete il mio nome a quell'orecchio sempre più inclinato. E allora le due mani si levano di sulle ginocchia. Tutta la vita si arresta, perde colore. Non è più niente. C'è dunque qualcosa che può farmi più male di quello sguardo senza lume. C'è la bocca che non ha più bellezza, che non ha più dolcezza, che non ha più forma umana, che non ha più suono umano. Le due palme s'abbattono sul mio capo, pesanti come se fossero esangui ed esanimi. E la bocca vuol dire il mio nome, ma non ha se non un mugolio fioco. E io son vuoto anche del mio terrore. Non ho più senso. Conosco una morte che forse nessun altro figliuolo di donna potrà mai conoscere. Il racconto è terminato, spero vi sia piaciuto.